Veniamo ora al cosiddetto attimo fuggente. Se esiste un attimo fuggente, come una sezione di tempo talmente piccola che in pratica non esiste, noi siamo in grado di apprezzare la presenza di un volume? Lo schema del volume è dato da area moltiplicato per altezza. Noi un ciclo 10 di un cubo avente il lato 10 e il cui volume è 1000 lo possiamo apprezzare, visto che nel presente non abbiamo una lunghezza 10 nel flusso nel tempo, ma solo il cosiddetto attimo fuggente. Come facciamo? Avendo solo praticamente la superficie presente, a contenere in questo presente tutto il volume. Esiste o non esiste 10 al cubo? Esiste. Ma in che modo? Per l'equivalenza di quel modello ideale dato da 10 al cubo, il quale 10 al cubo esiste, ma quando noi lo rappresentiamo in modo uguale in tutti i tre lati, allora si presenta accorpato in questa maniera qui. Ma quanto vale questo volume se è 10 di lato? Vale 1000. Sono 1000 cubetti unitari, uno per uno per uno. Questo è 1000. Lo possiamo rappresentare in area? E come no? Infatti, l'area dipende dalla cubatura. Quando noi prendiamo questa cubatura 1000 e la dividiamo per 1, che è uguale a 1, l'area quanto è? Lo stesso numero, 1000. Vedete, in questo caso 1000 ha valore di area e il flusso è 1. Il volume 1000 per 1 uguale lo stesso 1000 di 10 al cubo. Noi vediamo in sostanza la presenza di questo cubo nell'attimo fuggente in cui possiamo percepire solo un'area attraverso la radice quadrata di 1000. Perché 1000 è un'area e la radice quadrata di 1000 si rivela come 31, virgola, e poi c'è un valore che è 6, mi sembra 2, 7, sto andando a memoria, 7, 6, 6, 0. Questo è il valore del lato. Ma perché me lo sono ricordato? Proprio perché qui, quando noi vediamo come è il lato, è un lato che ha assunto la dimensione cubica. Infatti, in sostanza, la forma 31 è data da 10 più 10 più 10, che presentano tutti e tre questi lati, presenti tutti e tre, e in più c'è il tempo 1. Quindi quando noi percepiamo nel valore intero 31, stiamo percependo il 30 nel tempo 1 ed è 31. Poi percepiamo i 6 decimi. Che cosa sono i 6 decimi? È il valore dello spazio. Quando va da tutte le parti, implica 6 dimensioni come 6 versi che esistono all'interno del ciclo 10, tanto che abbiamo, oltre questa unità data da 30 unità, abbiamo in più il valore di 6 decimi più 22 millesimi più 77. Che cosa sono 77?
Sono 100 millesimi. Più 66, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 1 con un numero di zeri che è due volte più di questo. Qui ce n'è 5, qui ce n'è 7. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco, questi valori qui sono valori veramente ideali che entrano in gioco uno dopo l'altro a vedere in opera le dimensioni dell'unità che sono rappresentate spianate. 22 che cos'è? 22 è tutto il flusso di 10 unità avanzanti sia in un verso sia nell'altro verso. È il valore occupata da un tratto di dimensione, che è una doppia velocità, 11 in un verso e 11 nel verso opposto, e si presenta alla dimensione totale 1000, perché su questa base c'è la definizione ideale. Quando noi abbiamo il 77, praticamente abbiamo una velocità 1 a 1 che avanza dappertutto, ossia in 6 versi, tanto da mostrare 70 più 0,7, ossia il valore a livello di decimo e a livello di decimale, 77, che indica oltre il 6 la velocità 1 nelle 7 dimensioni, e sono riferite proprio a tutta la quantità elettromagnetica che è questa, perché la quantità elettromagnetica che vale a dimensione 10 elevato a meno 5, ed è questa dimensione qui, è proprio quella che rientra nel piano magnetico e elettrico, che è 10 elevato a 10. Questo è il contributo elettro o magnetico che avanza da tutte le parti, e questa è l'energia che esiste in funzione proprio di quelle 7 dimensioni, che sono proprio tutte quelle legate a un movimento che viaggi da tutte le parti. Quindi avete visto in che modo noi riusciamo a spianare nell'attimo fuggente cosiddetto tutto quello che poi idealmente è espresso in forma tozza, che implica una dimensione anche in profondità, ma è una dimensione in profondità che esiste per l'osservatore che vede qui e che non esiste per l'osservatore che vede qui, perché per l'osservatore che vede qui è presente tutto questo lato, per l'osservatore che vede dall'alto è presente tutto questo piano, per chi vede qui è presente tutto questo. Questo cubo è presente dappertutto, ma ciascuno di questi che lo vede in questo modo qui. E a questo punto, vedete, le dimensioni sono proprio quelle del lato di questa area, che è ottenuta quando tutto il volume si divide per 1.